lavoro inizia all'età dei 20 anni, quando tutti più o meno si avvicinano a queste esperienze, quindi è stato però un inizio già subito molto forte, nel senso che in quegli anni c'era proprio la nascita e la scoperta del trekking, quindi con i giovani amici l'idea era quella di andare a esplorare in maniera avventurosa territori particolarmente selvaggi come la Corsica o la Val Grande, luoghi in cui da ragazzi ci si metteva in gioco sperimentando appunto l'arte di perdersi per ritrovarsi, vivere con le tende, fare questa esperienza. E poi ho fatto anche un po' l'alpinista, facendo alcune spedizioni alpinistiche in quegli anni, la traversata del Vatnajökull in Islanda, quando ancora era un'esperienza forte perché non c'erano né mappe né bussole né niente, né GPS. E poi una spedizione in Kazakistan sul Tian Shan, però era un altro modo di andare rispetto a questo. In quelle esperienze mi mancava il qui e ora, la presenza mentale. Mi ricordo che quando già ero ragazzo mi dava fastidio il fatto che si parlasse di altro mentre si era nella natura. Io mi arrabbiavo e dicevo: ma siamo qui, in questo luogo stupendo, immersi qui. È possibile che state parlando di quello che abbiamo fatto in passato, di quello che stiamo per fare in futuro, che non riusciamo a vivere anche ascoltando? E il momento in cui ho deciso di fare del camminare la mia vita anche a livello professionale, ho fondato l'associazione La Boscaglia, che è nata sotto questi parametri, con queste tipologie, cioè volevo portare le persone a camminare sperimentando la presenza mentale. Secondo me era il momento giusto, perché essere i primi in certe cose ti apre comunque tanta possibilità di rifletterci sopra e di fare bene, quindi non c'era una cultura del camminare di un tipo simile in quel momento in Italia, e io mi sono dato anche una scommessa dei tempi, mi sono detto: sento 2 o 3 anni questa cosa non diventa comunque una cosa che dà l'impressione di essere sostanziosa, niente, tornerò a fare dei lavori diversi. E invece no, invece è comunque nel piccolo, in un processo lento che è andato avanti per tanti anni. Questa associazione ha avuto un percorso di crescita e poi dopo anche chiusa, forse anche per troppa crescita, però insomma era il momento giusto secondo me, perché comunque doveva evolvere lentamente, perché queste cose evolvono lentamente. Beh, sicuramente da un po' di anni con questo progetto del deep walking, del cammino profondo, mi sta portando appunto nel sensibilizzare sempre di più le persone sull'utilizzo del camminare come uno strumento per appunto lavorare un pochino su di sé, in maniera ovviamente soft, perché io non posso poi diventare un maestro di pratica, no, io sono una guida escursionistica in fondo, non sono altro che una persona che prende le persone e le porta a fargli assaggiare delle possibilità, quindi in questo senso in maniera molto soft, però appunto il deep walking mi dà grandi soddisfazioni e trova nelle persone qualcosa di cui le persone hanno bisogno, quindi ho un feedback molto positivo, e quindi per adesso la mia evoluzione è quella di avvicinare sempre di più le persone a un camminare esperienziale, un camminare consapevole, un camminare appunto di presenza mentale e di sobrietà e di lentezza. Io ho già avuto esperienze di organizzazione di festival in passato, con un festival a Berceto, e questa è un po' un'evoluzione naturale di quel lavoro. Qui credo che il risultato sia ottimo, perché siamo riusciti a mettere in piedi una sensibilizzazione, abbiamo lanciato una serie di tematiche molto diverse, e riuscendo a toccare veramente tanti temi del camminare, quindi credo che il risultato, adesso vedremo perché è ancora il primo giorno, però il risultato mi soddisfa rispetto a quelle che erano le premesse.